Salve, risolviamo queste parole crociate a gruppi variabili. Da dove iniziamo? Iniziamo da qua. 7, anzi, prima non è un problema. Ecco. Bene, così è già meglio. Dunque, 7, lo è ciò che hai compiato, tuo. Ecco, qui notate che abbiamo solo 3 caselle e la risposta a 3 lettere, quindi una lettera per casella. Ecco, poi vediamo cosa ci dicono le verticali. Dunque, protegge gli astronauti. È la tuta. Tuta 4 lettere, 4 caselle, come prima, insomma. Poi vediamo cosa ci dice ai 17. Sì, 17, sì, non ci vedevo. Fa la stessa fine dell'aragosta. L'astice. Ecco, attenzione, astice non ha 3 lettere. Quindi va capito come sistemare le lettere nelle caselle. Dunque, quindi analizziamo questi 2 verticali. 8. Inizia con la U e cosa ci chiede? Gli studi delle facoltà di lettere e lingue straniere. Umanistici. Ecco, umanistici e astici hanno comune STIC, quindi qui ci va STIC, qui la I di astici e qui finisce la parola umanistici. E vediamo la 21, cos'è? A Parigi della Cité, Ile, non so come si dice, quindi qui ci va L. Poi qui abbiamo detto umanistici, ecco. Vediamo cosa hanno in comune la parola umanistici con questa orizzontale, quella 11. Quella 11 ci chiede, compose la sinfonia Enaia, Schumann con due N finali, umanistici, e Schumann hanno in comune man. Però umanistici non ha due N, quindi la seconda N di Schumann va qua, e qui ci va male e basta. Poi vabbè, la 11 vediamo cos'è. Dunque, il grafico di un impianto elettrico, schema. Notate che qui siamo a gruppi variabili, non a sillabe. Infatti, se fosse stato a sillabe sarebbe stato schema. Vabbè. Ah, già che ci siamo, completiamo questa. Poi, la 9 cosa ci dice? Non l'abbiamo vista. Sono utilizzate nelle radiocomunicazioni. Dunque. Beh, inizia con ON e onde elettromagnetiche. Scusate, qui c'è E, perché la risposta, cioè la domanda al singolare fa, non fanno, scusate. Vabbè, basta aggiungere queste 2 lineette. Ecco. Quindi abbiamo detto onde elettromagnetiche, quindi onde e poi continuo. Qui abbiamo ematite, che è la 13, cosa ci chiede? Dunque, una pianta ornamentale e ci dà pure la foto. Beh, chissà cos'è, questa non è una risposta comune, insomma. Quindi cosa ci conviene fare? Questa la sappiamo già la risposta, quindi vediamo questi incroci. 28. Si butta in appositi contenitori. Plastica no, perché qui abbiamo elettromagnetiche. Elettromagnetiche, beh, può essere vetro, perché qui c'è teo e qui di vetro e qui teo di elettromagnetiche. Quindi, qui ci va una sola T, teo, e poi continuo. 28 verticale. Viene sempre a galla, è la verità. Dunque, come disponiamo le lettere? Dunque, verità quante lettere ha? Verità, sono 6. Qui abbiamo 1, 2, 3, 4, 5 caselle. 6 lettere. Beh, è intuibile che una lettera per casella continua la parola. Poi
Non è possibile mettere più da qui in poi più lettere in una sola casella, se no non c'entra, cioè avanzano caselle bianche, insomma. 32. Dunque, le dei carabinieri, la benemerita e l'arma. È qui intuibile che si rispongono così. Ecco. Ecco, vedete che torna, elettromagnetiche, ci siamo. Qui vediamo se niente che, cioè vediamo come distribuirle. 35. Pettegole e acide. Beh, maligne. Quindi magnetiche e maligne hanno GNA in comune. Però maligne come, cioè MAL come le mettiamo? Dunque, può essere MAL o MAL. Dunque, qui non ci può stare una A, perché qui c'è già una A, difficilmente la parola inizia con due vocali adiacenti. Quindi è così. Ok, 32 verticale. Sono tra i cani più alti, gli alani, o alani, non so come si dice, comunque ci siamo capiti. E anche qui va capito come distribuire ANI. Cosa possiamo fare? Dunque, vediamo cosa ci dicono queste due verticali. 37 e 40. Ah, sono qua. Assenti con la mente. Beh, distratti. Qui c'è una T, quindi qui ci va T, I. E già che ci siamo, finiamo questa. Ecco. Distratti e alani cosa hanno in comune? Hanno una A. Ecco qua. Ecco, vediamo questa verticale, così capiamo come continuare. Dunque, 35. Capo è un esperto muratore, il capo mastro. Mastro e estratti hanno comune STR. Quindi qui ci va una O. Ecco, e dato che qui abbiamo due caselle, abbiamo D e I. Poi, tentato verticale, vediamo cos'è, dovrebbe essere una cosa breve. Un po' di impazienza, IM, due caselle, quindi. Bene, questa cosa può essere? Secondo me è demoniache. Infatti, sataniche, infernali, demoniache. Poi, tutta questa zona l'abbiamo completata. Andiamo qua, 27. Terra di fuochi e tichechi, e l'Antartide. Qui abbiamo già DE come finali. Vediamo la 31, che la incrocia. Ricoperti da culei, irti, cioè uno irto. Quindi, anzi, è Artide, non Antartide, scusate. Infatti non tornava. Quindi, i cos'hanno in comune? Dunque, fatemi vedere se ho fatto bene. Dunque, Art, ecco. Ah no, qui ci va la T. Qui. Scusate, ho sbagliato. Infatti stavo vedendo se tornava, perché. Dunque, la 14 cos'è? Imbroglioni, mascalzoni, lestafanti. Dunque, lestafanti e iti hanno comune TI. Quindi è giusto che sia qui. No, ci ho pensato un attimo. Sì. Sta tornando. Non è Antartide, è Artide. Andiamo avanti, dunque. Cosa possiamo fare? Vediamo la 26. Dunque, fastidioso acciacco. È un malanno. Qui c'è già una A. Quindi qui c'è NNO. Come vanno messe? Dunque, vediamo la 20 verticale. Il pesce di corsa è il tonno. Tonno e malanno hanno NO in comune.
Quindi, vabbè, adesso la parola tono lasciamo perdere adesso. L'importante è da completare qui. Qui abbiamo le stafanti, quindi qui forse ci sta le stofanti, non le stafanti, scusate. Qui ci sta stofa o ofa, vediamo la 23. Il padre del signor Bonaventura, ci dà pure la foto, è Tofano. Le stofanti, Tofano comune, TOFA. E qui NO. La 20 cosa ci chiedeva? Ah, la 20 è tonno, sì. Ok, ci siamo. Le stofanti. Ah no, questa l'avevamo fatta all'inizio. Forse, non mi ricordo. È una pianta ornamentale, questa è un po' tosta, insomma. Qui abbiamo solo un'ai, dubito che si riesca a risolvere subito, ma vediamo cosa ci chiede. La dimostra il tipo la mano. Beh, cordialità. Qui c'è un'ai, quindi qui ci va TA. Ecco, cordialità e malanno cos'hanno in comune? AAL, di sicuro la L. Dunque, qui lascio un po' di spazio, un po' di margine perché non siamo sicuri. Cioè, siamo sicuri del fatto che c'è la L. Su questo non ci sono dubbi. Quindi cosa ci conviene fare? Dunque, cerchiamo l'incrocio fra cordialità e questa, la 22 orizzontale. Musica gradevole, è una melodia. Melodia e cordialità hanno comune DIA. Ok, e quindi MA di Malanno stanno qua. Poi. Diciannove. E il requisito principale del caffè? Beh, l'aroma. Come distribuiamo? Dunque, qui abbiamo detto che c'è melodia. Melodia e aroma hanno comune la O. Diciamo in mezzo. Quindi si risolve così. La 19 l'abbiamo fatta, vediamo. Si preferisce al fumo, arrosto. Vedete, l'inizio e la fine ce l'abbiamo. Qui abbiamo l'inizio di cordialità e qui arrosto. Ecco, qui ci può essere dunque, di sicuro c'è la R, però forse ci sta che ci stia la... Ah no, dunque, no no, ci sta solo la R, no scusate. Oh sì, non ero sicuro, dunque. La 16 orizzontale cosa ci chiede? Infiammazione intestinale e la colite. Eccolite, dunque qui abbiamo le stofanti e colite hanno in comune la E. Quindi qui c'è solo una S, mi è venuta qui, vabbè, ci siamo capiti. E quindi colite è così. Qui abbiamo arrosto, quindi qui ci va solo una O. Bene, 6, cosa ci chiede? Il filosofo greco detto l'oscuro, Eraclito. Ecco, e tra l'altro facendo questa risolviamo questa delle piante per intenderci. Come possiamo fare dunque? Vediamo la 1 verticale, così capiamo come continuare. Gru, cicogne, fenicotteri, eccetera. Beh, sono dei trampolieri. Trampolieri. Ed Eraclito hanno in comune queste due lettere. Quindi abbiamo solo R. Ecco, A e C stanno qui. Sì. Ecco. Si è svelato l'arcano. Clematide. Bene.
Fenicotteri. Ah no, scusate, teampolieri. Teampolieri, cosa ci chiede la 5? Hulley, attrice, Liz. Liz e teampolieri, LI. Poi, 4. La Iviera con Savona, come si chiama dunque? Ponente. Ponente, teampolieri hanno Pio. E poi ponente continua, intanto lasciamola. Poi, te, a giacimenti, e la miniera, quindi qui ci va una M, e poi continua, intanto le lascio a parte. La 2, un atleta che vola, è un astista, dell'asta, insomma. Quindi qui ci va una A, e di conseguenza, ecco. 10. Digiuno volontario. Un'astinenza. Infatti torna perché qui abbiamo ponente. Astinenza e ponente hanno N e N. Poi qui avevamo miniera. Astinenza e miniera hanno comune la I. Qui avevamo astisti. Astista. Quindi hanno ST, qui ci va una A. La 1 cosa ci chiede? Fu siglato alla fine della prima guerra mondiale, il Trattato di Versailles. 12, qui inizia bene. 12, sono forti nel dramma. No. Aspetta, ho letto bene. Dunque, sono forti nel dramma. Tinte. Qui abbiamo TE, quindi TIN. Qui avevamo miniera. Qui qua ci chiede la 15. È necessaria chi usa il computer. La tastiera. Tastiera e astista hanno comune ST. Diciotto, cosa può essere? Ah, in mezzo all'estate, TA. Poi, qui, come continua? Trattato, vanno fatte queste orizzontali. Sì, 24. Dunque, per nulla somigliante. Dunque, è diverso, perché trattato di Versailles è diverso dal comune di Ve. Anzi, intanto dive. Quindi qui ci va una O. Ecco, la S come mai non va qua? Va vista la 25. Dunque, a volte duettano con l'orchestra. Sono i solisti. Quindi qui ci va una S. Se no non torna. Quindi, 29 cosa ci chiede? Quelli minerali sono sciolti nell'acqua, sono i sali. Quindi, sali Versailles hanno SA. 33. Congedi di durata imprecisata. Illimitati. Quindi, qui ci va ILL. Versailles finisce con ES. Poi, dunque, altopiano calabro e la Sila. Soliste e Sila hanno la in comune. Qui ci va LA. 30. In giù, cosa ci chiede? Città romagnola con l'autodromo e Imola. Imola, vabbè, qui abbiamo tre lettere, vanno distribuite così. Qui abbiamo detto, dunque, illimitati, quindi così, qui sali,
qui solisti. Ecco, vediamo, vediamo questa che mi sembra più fattibile. Delfino dell'Amazzonia, Inia. Qui ci sta Estonia e quindi torna. Dai. Siamo riusciti a completare lo schema. Questa è la mia soluzione. Sì, sembra tutto risolto. Queste sono le domande. Vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo al prossimo video. Spero di essere stato più sintetico rispetto alla prima volta che feci questo tipo di gioco e che dire. Alla prossima. Ciao!